Allora, mi chiamo Bernardino Carta, a tutti noto Dino. La mia storia è iniziata che avevo dei problemi ai denti e facevo dei preventivi in giro per la Sardegna e anche ho provato anche a fare un preventivo anche per la Croazia, ma non mi hanno convinto e poi sono stato invogliato da un nipote di mia moglie che ha fatto l'intervento qui con il dottor Palmas e mi ha detto vai da loro che tu ti troverai bene. Ho passato un anno e mezzo e sono venuto qui, ho mandato prima la mia panoramica dentale e così poi mi hanno detto vieni, il preventivo è questo, però si può o diminuire o aggiungere e sono venuto qui da voi. I miei problemi dentali sono iniziati in gioventù perché io ho 68 anni, però quando mi faceva male qualche dente andavo dal mio medico e lui non è che me li curava, tirava via direttamente, quindi ero senza molari completamente, che erano molari che sarebbero stati curati in gioventù, ma allora quando parlo io non c'erano ancora le cure di oggi, in Sardegna e in Italia anche. Sono stato seguito da dottor Simeon, che è stato grande perché ho avuto uno shock allergico la prima volta che sono venuto e mi ha seguito durante la notte, ho avuto dei problemi seri e sia il dottor Simeon che gli altri assistenti mi hanno seguito abbastanza bene. Poi ho notato una cosa che in questa clinica complessa, perché vedo che c'è, non vedo un operatore che abbia più di 50 anni, sono tutti giovanissimi e questo mi fa molto molto piacere, cosa che non succede da noi in Italia, che sono tutti anziani e dicono solamente, loro sono convinti solamente quello che dicono loro e basta, non ti ascoltano neanche i pazienti molte volte. Mi sento benissimo anche oggi come oggi che ce li ho in bocca dalle 2 di pomeriggio, oggi adesso sono le 6 di sera, sono 4 ore che ce li ho in bocca e mi sento diverso di come ci avevo diciamo, la protesi diciamo, sostitutivo, ossia la provvisoria che avevo prima, molto meglio adesso che quella che ho avuto per 8 mesi, diciamo, ecco. Superior sopra e premium sotto. Sono un ragazzo perché mi ritengo ancora un ragazzo. Sorrido sempre, sono molto, molto scherzoso anche con i miei amici perché anche con gli amici che ho giù è sempre, diciamo, è un divertimento, è un sorriso. E conta molto il sorriso anche agli altri che ti stanno attorno. I moldavi sono gente molto umili e molto socievoli e io mi trovo bene, anche se molte volte non ci capiamo con la lingua, però se c'è una persona moldava che capisce l'italiano, viene, ti aiuta. L'unica cosa è che dovete venire a curarvi i denti perché qui sono dei professionisti e non ti fanno perdere tempo come succede in Italia, che per curare un dente ci impiegano anche 3-4 anni, ma per curarne uno. Qui ti cambiano tutto nel giro di 2 settimane, poi vai e torni 2 o 3 volte e sei a posto, senza perdere molto tempo, ecco, e spendere molti soldi.